Presenta le stelle del doppiaggio italiano. Voci animate, l'eccellenza del doppiaggio italiano. E ricordate che ciò che facciamo in vita riecheggia per l'eternità. Buon pomeriggio a tutti! Buongiorno a tutti! Mi dicono di fare un cambio di bottiglia, lo facciamo al volo. Ecco qua. Senza indugi, abbiamo l'onore di presentarvi Luca Ward! Aspetta, me l'avevo chiaro, no, vedo niente, perché questi sono fotocromatici, ma sono da vista, aspetta, ecco, mo vi vedo, ok. I miei li ho dimenticati, quindi faremo in modo di... Buonasera, buonasera a tutti, ma io devo stare qua sul trespolo? Aspetta, questa la metto qua, vai. Prego. Ok, eccoci qua. Come siete silenziosi. Facciamoci sentire, Luca! No. Bene, bene, bene. Tutta un'altra cosa. 25-17. Se mi fai partire un attimo. Però non anticipiamo niente. Vabbè. Luca, un argomento che insomma discutevamo poco fa. Giusto per qualcosa di semplice con cui cominciare, il mondo del doppiaggio sta cambiando, forse in peggio da quello che dicevamo, perché la velocità di lavorazione non vi permette di restituire a noi che guardiamo i vostri prodotti la qualità che ci aspettiamo e che fino a poco tempo fa insomma c'era. Oggi è cambiato un po' tutto, purtroppo. Voi dovete sapere che i tempi di lavorazione sono strettissimi. Ma non ve voglio annoiare, però un tempo noi lavoravamo tutti insieme, si andava in sala, faccio un esempio, appunto prima citavate Pulp Fiction, no? E noi eravamo tutti lì a leggio, i vari attori, e ci davamo le battute. Da circa 20 anni, per questioni di sordi, lavoriamo da soli. Ora, noi abbiamo avuto la fortuna, quando eravamo ragazzi, di andare in sala con i giganti di allora, no? Le grandi voci di Sean Connery, di Paul Newman, Marlon Brando, e eravamo in sala con loro. Quindi apprendere era facile. I giovani che hanno approdato al doppiaggio negli ultimi 15-20 anni lavorano da soli. E quindi come apprendono? Come fanno a, no? A crescere? Infatti sentiamo che da un po' di anni sono sempre standard le loro interpretazioni, non cambiano, da un doppiaggio all'altro cambiano i personaggi, le epoche, però è sempre la stessa recitazione. E questo è un problema grande. Voi immaginate uno spettacolo teatrale e una sera lo faccio io, poi viene lui, il mio collega, fa l'altro ruolo. Scappano proprio. Diventa purtroppo un gran casino, è un peccato, perché al di là del fatto doppiaggio sì, doppiaggio no, non ce ne frega niente, ognuno vede le cose come le vuole vedere, però noi eravamo veramente, l'abbiamo insegnato in circa 60 paesi, si doppia in quasi 60 paesi, non è vero che si doppia solo in Italia, quando sentite dire, ah si doppia solo in Italia, no, non è vero assolutamente, non solo il fatto che noi non parliamo l'inglese perché c'è il doppiaggio, no, non parliamo l'inglese perché non ce l'ha da studiare, e poi le turiste americane le rimorchiavamo uguale, pure se parlavamo inglese, per cui, però ecco, purtroppo piano piano ha preso una china che non è giusta e non è corretta, soprattutto per i giovanissimi che vogliono fare questo mestiere, perché farli lavorare così diventa impossibile imparare e apprendere un'arte che è straordinaria. E direi che un applauso. Le serie su cui siamo io e James mi fanno venire in mente una domanda. Tu hai anni fa hai partecipato al fenomeno dell'arrivo degli anime giapponesi in Italia, no? Con i vari Gon. Io però attenta, posso guardare? Magari non ti ricordi, no, ma, eri Babaglione. Cioè, guardate sto ragazzo. Cioè io quando sono arrivato oggi ho detto, ma dai, vado sul palco con Bruce Springsteen. È uguale. Questa me la vendo, che fosse... Questa me la vendo per tutta la vita. Ero sicuro, guarda. Uguale. Io sono cresciuto
con la tua voce già da bambino, e tu eri un personaggio e hai conosciuto un po' tutti quelli che hanno partecipato alla grande, il grande fenomeno dell'arrivo degli anime in Italia giapponesi. Cosa ti ricordi di quel periodo di sperimentazione, anche perché si è inventato un modo di doppiare questi cartoni animati? Sì, i cartoni animati giapponesi all'inizio ci facevano ridere, perché erano, a parte il loro modo di doppiare, in Giappone si doppia da tanti anni, no? Avevano, e noi non sapevamo se dovevamo farli come loro oppure farli, cioè, a modo nostro, no? C'erano questi i versi, i famosi versi, no? Era caduto. E tu fai, che faccio? Perché da una sedia, tu fai, fai, oh! Così, quindi era un mondo veramente nuovo. Io non è che ne ho fatti tanti, ma non me lo ricordo. Qualcuno mi scrive sempre su, aspetta, che mi scrivono sui social, ah, il palazzo. Ehi, il palazzo, non so adesso, era un cartone animato, dove io credo doppiassi questo palazzo, che non ho mai capito che personaggio tu, era. Comunque hai fatto Babi Junior, che molti di loro, comunque alla mia età se lo ricorda, sì, ed era un anime, doppiavi un ragazzo giovane. Comunque. Sì, io pure ero ragazzino all'epoca, però ecco, anche quella è stata un'esperienza fantastica, che ha aperto un mondo, no, i cartoni animati, anche se vi confesso che mi sarebbe tanto piaciuto doppiare. Come si chiamava quello? Gigrobò. No, io me ne sarei, io avrei dato, non lo so, avrei pagato per doppiarlo. Per carità, adesso non mi ricordo chi lo doppiava. Romano Malaspina. Romano Malaspina, che, vabbè, gigante del doppiaggio, ci mancherebbe altro. E invece mi hanno fatto fare a volte dei robottini che faceva quello. Calcolo! Una cosa del genere, roba da perdere la voce, tra l'altro, no? Perché ti chiedevano questa impostazione vocale un po' diversa da quella che usiamo tutti i giorni al doppiaggio. Però è stata una bella epoca quella dei cartoni giapponesi, molto. Allora, per andare in là a fare tutte le altre domande che abbiamo in serbo per Luca, io direi di mandare la clip che Diego ha preparato per te e ce la godiamo tutti insieme. Da me. Era praticamente finito. Sì, facciamolo cominciare questo dall'inizio. È lo spoiler del finale. È partito dalla fine. Adesso vedremo il film spoilerato. Sposarmi è una possibilità che in qualche modo potresti valutare. Voglio dire, per il resto della tua vita. Leggi la Bibbia, Brett. Sì. E allora ascolta questo passo che conosco a memoria. È perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. 30 ore di sofferenze, tutte insieme, tutte per te.